Rischiano tanto, rischiano alcune cose note come può essere la pressione arteriosa, il diabete, ma anche malattie importanti a livello epatico, rischiano di avere dei disturbi del sonno, sono più soggetti a delle apnee notturne e quindi questo oltre a dare dei disturbi del sonno danno anche dei disturbi scolastici, per cui spesso questi bambini vengono inquadrati come dei bambini che hanno dei problemi di sviluppo. Non solo un problema estetico, ma anche di salute, con riverberi importanti e per nulla trascurabili sulla qualità della vita dei piccoli obesi e sovrappeso. Se ne è parlato a Falerna durante la seconda edizione di Nutrazione, Conoscere e Combattere l'Obesità Infantile, organizzato dall'Unità di Pediatria con il patrocinio dell'ASP di Catanzaro. Anche perché la Calabria fatica a scendere dal podio delle regioni con la percentuale più alta di piccoli interessati da questo problema. Dopo il lieve miglioramento è ripiombata al secondo posto e quindi nella casistica generale sia per obesità che per sovrappeso e quindi diciamo che è un triste primato purtroppo. Beh, le cose sono soprattutto alimentari e culturali. Alimentari perché voglio dire ci sono genitori che non si accorgono di avere un bambino obeso, per cui in tutte le indagini che abbiamo condotto la mamma del bambino obeso ci dice no, il mio bambino è normale. Nonostante sia francamente obeso, quindi è un fatto di cultura, un fatto anche alimentare e anche socio-economico, perché ovviamente l'alimentazione, la buona alimentazione è direttamente proporzionale al livello socio-economico della famiglia. Il commissariamento non si può superare, perché ci sono delle leggi che stabiliscono quando si può superare, che sono note, quando i livelli essenziali di assistenza raggiungono il punteggio di almeno 160. Anche il commissario ad acta alla sanità Massimo Scura ha preso parte a Nutrazione, intervenendo su quello che è il tema caldo del momento, la fine del commissariamento chiesta da più parti e trasversalmente, specie dal governatore Oliverio, e spiega perché al momento per la Calabria è un'ipotesi da escludere. Se raggiunga il pareggio economico, non solo finanziario, del bilancio, e noi siamo ancora piuttosto lontani. Due, i livelli essenziali di assistenza raggiungono il valore di 160. Noi ufficiosamente siamo già nel 2016 ad un valore di LEA circa 152-153, ufficialmente 144. Perché? Perché mancano una serie di dati che non sono arrivati al Ministero. Noi, sotto il profilo della rete informatica, siamo piuttosto indietro. Quindi non si può eliminare il commissariamento, si può cambiare il commissario, ma questo è un altro ragionamento. Tiziana Bagnato per la CNews 24.